Ciao, mi chiamo Lorella Ronconi, ho 60 anni, sono una persona con gravi disabilità, ho una malattia unica e rara, con una mutazione che non esiste, e che si chiama pseudoacondroplasia. Non è importante, l'importante per me è scrivere poesie e poter arrivare attraverso la poesia alle persone. Per migliorare la qualità della vita e le barriere culturali verso le persone con disabilità e fragilità, verso le donne con fragilità e disabilità, che sono spesso quelle che subiscono violenze, silenziose, culturali, ma che fanno molto male. Ho scelto una poesia dal mio ultimo libro, Come l'azzurro, Pippo come l'azzurro, dedicata a una donna speciale, a delle donne speciali, alle nonne, le nonne che sono spesso delle donne dimenticate, ma estremamente importanti. Sono le nonne che, le radici che sostengono spesso gli alberi, e fanno diventare frutto molti fiori. E queste nonne, ne avevo una speciale che si chiamava Italia. A lei ho dedicato una poesia, ma vorrei dedicarla a tutte le nonne, nonne di sangue e nonne invece che si sono dedicate a figli che non hanno partorito, a nipoti che non hanno il loro sangue, ma che li hanno cresciuti ed amati e fatti diventare persone. Polenta dolce, mi abbracci, ricordo toccabile, profumo di cibo, caro, caldo, appena sfornato. Sei sorriso immortale, trabocchi di amore, risate tra i campi, già d'oro di grano papavero. Sei braccia che tengono saldi i miei passi, fiaccati di crudo dolore. Mi affianchi, amata, adesso mia complice, carezza di cura, familiare attesa che nel pianto consola. Sei la canzone che ora non canta, la tua risata mi manca. In collo, nonna, sono stanca, ancora mi abbracci. Polenta dolce, memoria tangibile, e mi salta, orfano di te, il cuore. Grazie. Un saluto.